Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Bene, iniziamo questa seconda parte della mattinata con questa presentazione che vuole focalizzare su alcuni approfondimenti su caratteri organizzativi e gestionali e sulle performance dell'agenzia. Abbiamo deciso con i direttori generali, i miei colleghi, anche ovviamente condiviso con tutti, di voler presentare lo stato dell'arte, del sistema delle agenzie ambientali, laddove possibile, con confronti retrospettivi sui caratteri organizzativi, gestionali e di sistema, per avere elementi di discussione e per offrire anche elementi di conoscenza. Vogliamo in questa parte evidenziare le esperienze per meglio poi capire quali saranno le sfide. Andare avanti, ecco. Il lavoro che oggi presenterò illustrerà, la rilevazione delle attività e dati svolta presso tutte le agenzie in ambito del GFD1 e ASSOARPA, da un gruppo di lavoro composto, qui, di seguito sono indicati i componenti delle diverse agenzie che si sono resi disponibili e coordinati da Luca Marchesi, peraltro che è vice direttore di ARPA Lombardia, che tra l'altro modererà anche la seconda parte della mattinata, al quale va anche il mio personale ringraziamento per avermi aiutato e contribuito inoltre alla stesura di questa presentazione. Per i rapporti e le informazioni invece retrospettive, le informazioni che sono state prese dal gruppo sono state prese da rapporti di benchmarking proposti dall'Osservatorio Nazionale sull'organizzazione e la gestione ARPA-APA negli anni 2004, 2002, 2004 e 2006. Ecco qui un po' l'outline di quello che andrò a presentare molto velocemente, quindi chi siamo. E come diceva prima giustamente la Presidente dell'Associazione Amici della Terra, nessuno ha menzionato la legge che ha voluto, la legge nazionale che ha voluto, che ha creato, grazie alla quale siamo qui oggi a parlare dopo 20 anni. Era il 1994 quando il legislatore italiano fece tesoro di un risultato plebiscitario di un referendum promosso proprio dall'Associazione Amici della Terra. L'80 3% dei consensi. Così ne seguì la promulgazione della legge 61, che sposò le competenze sui controlli ambientali dei presidi multizonali di prevenzione dall'unità sanitaria e le spostò con un apposito servizio nazionale di prevenzione e di protezione proprio ambientale. Quindi, ecco, siamo derivate da una norma nazionale, poi ogni agenzia è figlia invece di una legge regionale. Qui di seguito, sono rappresentate, in ordine cronologico la nascita, delle agenzie. Come si può vedere, diciamo, non è, la, e l'avvio non è sempre seguito immediatamente alla legge, ci sono voluti alcuni anni anche dalla promulgazione stessa della legge regionale. Per quanto, beh, come riguarda, io sono direttore generale di ARPA Calabria, l'ARPA Calabria, la legge istitutiva è del 1999, di fatto operativamente invece si è resa attiva dal 2001. Quindi iniziamo con lo start-up estremamente eterogenee dalla Costituzione, poi andremo avanti e vedremo come diceva anche ieri il collega Assennato, diversi anche in altri tipi di manifestazioni e di organizzazioni. Quanti siamo? Sono un po' anche slide che abbiamo visto ieri molto velocemente. Gli addetti, il personale effettivo che il sistema mette in campo ogni giorno sul territorio, nei laboratori, nelle strutture tecniche per la protezione dell'ambiente e del paese, e si assesta intorno a 9.736 lavoratori, dicevamo, un valore che rappresenta soltanto il 78,5% delle dotazioni organiche invece previste, che sono intorno, quindi c'è ancora una certa percentuale che è del 21-45%, che è di posizioni non coperte, questo come vedremo più avanti, e soprattutto riferita all'area del centro-sud.
Anche qui una riflessione che è stata anche ripresa oggi in mattinata, questo dato deve fare riflettere. Si viaggia a due velocità, le dotazioni organiche corrispondono probabilmente, evidentemente anche in prestazioni, in servizi che poi si applicano sul territorio, di conseguenza questo dato deve fare riflettere. Quanti siamo adesso in questa diapositiva? In questo grafico praticamente è rappresentato l'andamento delle dotazioni organiche dell'agenzia dall'anno 0 in cui ci siamo nate, T0, nel 2005 fino ad oggi al 2012. Il numero degli addetti effettivi, che include quindi anche il personale non di ruolo, è cresciuto, possiamo vedere, del 37% nel 2005. In pratica si sono creati posti di lavoro, le agenzie si sono organizzate. Dal 2005 al 2012 possiamo vedere che la dotazione organica è in contrazione con un meno 7%, probabilmente, anzi sicuramente negli ultimi anni dovuta alla spending review che abbiamo applicato, anche noi abbiamo dovuto necessariamente mettere in campo, con una marcata riduzione, come possiamo vedere, del personale non di ruolo, che include pratica tempi determinati, collaboratori a progetto, interinali, quindi meno 66%. Il lavoro flessibile del 2012 è peraltro molto più omogeneo, è scomparso l'interinale, pochi tempi determinati, per lo più abbiamo lavori a progetto. E quello che si evince da questo studio è l'elevata qualificazione e specializzazione del personale. Il 75% infatti del personale risulta laureato, tecnico e di alta specializzazione, ingegneri, chimici, fisici, biologi, eccetera, mentre il 15% è composto da amministrativi. Quello che bisogna anche sottolineare, sì, abbiamo avuto una contrazione, un recupero, diciamo, in termini di efficienza e di produttività, che comunque, nonostante le meno risorse, comunque le risposte al territorio in termini di servizio sono comunque state garantite. Questo vuol dire appunto che è più performante il sistema adesso. Le sedi operative sul territorio in cui siamo presenti sono 200, questi sono dati che anche ieri abbiamo visto, giusto delle informazioni che un addetto agenzie flash che possono far pensare, un addetto d'agenzie ogni 6.230 abitanti, un addetto delle agenzie per ogni 31 chilometri quadrati, è interessante anche questo rapporto, un addetto delle agenzie per ogni 46 aziende con quei codici Ateco così rappresentati nelle varie attività. I rapporti che dirigenza comparto hanno seguito anche questi nell'arco della crescita delle agenzie, una differenza, diciamo, si sono mutate nel tempo. Quello che si vede è che in avvio si erano popolate, in avvio avevamo al tempo zero, abbiamo visto al tempo zero abbiamo visto che dal tempo zero al 2012, diciamo dalla nascita al 2012, abbiamo avuto una diminuzione del 22% della dirigenza, mentre a fronte di un aumento del più 74% del comparto. Questo rapporto è paragonabile a una struttura, questo rapporto si vede nelle strutture, nelle organizzazioni regionali, piuttosto che quelle sanitarie. Della sanità, quindi anche qui dimostriamo di essere più performanti. Come sviluppo organizzativo, qui abbiamo voluto riportare la ripartizione del personale per macro aree di struttura di appartenenza con confronto a variazioni percentuali tra il 2005 e il 2012. Nel tempo, come possiamo vedere, la direzione generale
che in avvio erano popolate da strutture di staff, hanno iniziato a spogliarsi di personale, quindi abbiamo un meno 9,3% dal 2005, diciamo, rispetto al 2012 rispetto al 2005. Lievemente in crescita sono le direzioni amministrative un po', e le direzioni tecniche. Quello che è interessante osservare invece è che nella crescita delle agenzie si sono venute a creare ex novo queste strutture, le strutture regionali. Una struttura a valenza regionale, quindi che registra nel 2012 un più 13,4%, è un trend significativo di un affronto su scala più ampia dei problemi ambientali, necessità di efficientare anche il sistema, come per esempio la concentrazione dei poli laboratoristici che un po' tutte le nostre agenzie hanno affrontato oppure stanno affrontando. Un dato demografico è molto interessante, soprattutto per la nostra agenzia. Una riflessione va fatta perché emerge da questo studio di image marking che siamo un po' anziani. Le agenzie non sono propriamente organizzazioni per vecchi, ma sicuramente per personale professionalmente maturo. A causa dell'assetto della pubblica amministrazione in questo periodo, che non ci sono assunzioni, non è possibile fare assunzioni, non è possibile applicare un turnover, la maggior parte del personale varia tra i 40 e i 54 anni, in particolare per i dirigenti si può vedere che siamo invece con un po' più, una media più alta, 55-59 anni. Questo porta, ecco, in questa diapositiva abbiamo fatto l'età media, un po' rappresentata l'età media per le singole agenzie, qui ciascuno può verificare la propria come è posizionata. L'età media del personale di Arpacal è intorno a 46 anni, un po' si avvicina a quella della media nazionale, e diciamo che la riflessione che va fatta qui è che questa, diciamo, per organizzazioni molto tecniche come le ARPA, le APA, l'invecchiamento creerà e crea, probabilmente lo creerà a breve, un problema di formazione, aggiornamento anche generazionale, nuove tecnologie, spinte alla digitalizzazione, eccetera. Le curve di uscita per pensionamento fanno prefigurare pertanto una consistente emorragia che in condizioni di blocco in cui siamo in questo momento del turnover può diventare molto critica per l'operatività. Voglio pensare a i nostri tecnici fanno cose anche piuttosto azzardate, come arrampicarsi sui camini, calarsi in dei pozzi, andare a fare, insomma, cose che persone con un'età piuttosto avanzata potrebbero avere problemi anche ad affrontare. L'età, e questo soprattutto riguarda l'età appunto del comparto, che è quello che è poi deputato proprio maggiormente a fare questo tipo di attività. Quanto costiamo? Un po' ieri è stato anche richiamato dal collega Assennato, sono 563 milioni di euro di finanziamento pubblico che deriva dal Fondo Sanitario Nazionale, 78% per le agenzie diciamo, provengono dalla sanità, e altre circa il 22% da altri settori regionali o provinciali per le agenzie che sono fortunate, perché per quanto riguarda ARPA Calabria l'unica fonte di finanziamento, e credo che sia l'unica anche tra le agenzie, è proprio soltanto il Fondo Sanitario regionale, che è una delle criticità appunto che poi affronterò magari più avanti. Quindi questa è una, diciamo, quanto costiamo, la percentuale media che finanzia le agenzie rispetto al Fondo Sanitario Nazionale è lo 0,54%. E qui ho, cioè, questo discorso del finanziamento che era stato richiamato, una fonte sicura di finanziamento era stata posta nella DDL
Bratti, oggi c'è un errore, oggi in discussione alla Camera, che di fatto forse mi è sembrato di capire in questi giorni che sia stato, proprio ieri abbiamo avuto un po' amaramente la conferma che questo pezzo non andrà probabilmente avanti, proprio il discorso sulla fonte sicura di finanziamento, e ci ha lasciato un attimino perplessi, perché richiedo che l'IDL Bratti, quindi questa riforma che noi auspicavamo e aspettiamo anche da tanto, metterà regole, darà autonomia, autorevolezza, si definiranno finalmente i livelli essenziali di prestazioni ambientali che dobbiamo garantire tutti uniformemente da Bolzano a Lampedusa sul territorio, ma a fronte di una fonte non sicura di finanziamento, mi chiedo tutto questo come sarà possibile attuarlo. Per cui è un punto su cui dobbiamo riflettere e ripeto, da parte mia, io parlo come ARPA Calabria, siamo un po' preoccupati per questa notizia che proprio ieri abbiamo appreso. Il costo al cittadino sembra veramente poco, se vogliamo, parliamo dell'importanza di questa nostra attività, il costo di una pizza, 9,30 € a cittadino. E vabbè, qua ci sono anche delle rappresentazioni un po' quanto il costo è differenziato tra nord e sud. Si passa da 11 euro a cittadino nel nord, del paese, del nord del paese a circa 6 euro del sud, passando per un centro, quindi 9 euro. Abbiamo un po' anche voluto fare questo tipo di considerazione. Allora, cosa facciamo? Anche oggi si è trattato, abbiamo più volte ripetuto questo concetto, chi siamo e cosa facciamo, lo sappiamo di fatto. L'analisi di benchmarking che è stata realizzata, tra l'altro ancora è in progress, si sta ancora lavorando, non ha permesso pertanto di fare un'analisi totale delle attività delle agenzie, ognuna diversa, ma con masse critiche comuni, ma solo un'analisi su alcuni dettagli. Che appunto adesso vedrò, vi vedremo, vi farò, vi illustrerò. Intanto l'utilizzo del personale nelle diverse attività. Abbiamo il 44% del personale che è impegnato in ispezioni di monitoraggio e pareri, 20% su attività di ispezione, il 14% attività di monitoraggio, 10% su attività di supporto tecnico. Il 21% del nostro personale è impegnato nei laboratori a effettuare le analisi e il 20% in altre attività, diciamo, per redigere rapporti ambientali, per supporto alla protezione civile, attività di comunicazione, educazione ambientale, insomma, tutte quelle attività che a corredo accompagnano le nostre attività. E diciamo con questa un attimino. Allora, il controllo territoriale intanto delle agenzie, noi appunto continuiamo dall'anno in cui ci siamo costituiti, all'anno zero, dal 2000 diciamo ad oggi, a lavorare con lo stesso, diciamo, con lo stesso fondo, con le stesse risorse finanziarie, adesso a questo punto ci siamo costituiti con quel numero di personale che abbiamo visto, tuttavia, ecco, le norme in questo periodo, in questo lasso di 20 anni, si sono, diciamo, veramente, si è prodotta una grande quantità di normativa, 65 nuove a carattere nazionale e sovranazionale, che interessano le attività dell'agenzia. Questa slide vuole significare che operiamo in un quadro normativo complesso in continua evoluzione e che comunque che ci interessa e che ci vedrà impegnati sempre di più a tutelare, a garantire quindi la tutela dell'ambiente. Allora, alcuni dati appunto di sintesi sulle nostre proprie attività.
siamo 99.600 circa le ispezioni e i sopralluoghi che noi effettuiamo in un anno. Registriamo un incremento dell'ordine del 16% sul dato relativo al 2006, in cui erano 86.000. Istruttori e pareri che produciamo 73.600, anche questa attività è aumentata sia numericamente più del 12%, nel 2006 erano intorno a 65.000 e soprattutto per complessità, come dicevo prima. I campioni che noi effettuiamo, campioni da analizzare, i campionamenti quindi sul territorio si assestano intorno ai 630.000. Questo è il dato complessivo anno di campioni analizzati attualmente dal livello nazionale, dal nostro sistema nazionale, ed il numero rispetto al 2006 è veramente raddoppiato. Allora si parlava di circa 300.000. E di queste analisi, di questi nostri campionamenti, 59,6% sono riferiti alle matrici ambientali, il 40,4% riferiti a matrici di diretto impatto sulla salute. E guardate quei numeri invece dei parametri rilevati, i nostri parametri analitici, siamo intorno veramente a 10 milioni e 400 mila, una media di 16,5 parametri per campione esaminato. È possibile impiegare le tecniche di indagine, dei benchmarking effettuati nel 2006 e analizzare in dettaglio svariati dati delle attività 2012 delle agenzie correlandoli con la pressione ambientale che ci sono sul territorio. Quindi qui andrò un po', mi stanno dicendo che ho sforato forse di tempo. Ebbene, allora cerco. È importante anche questo come dato, riportare l'indice di pressione ambientale sul territorio che viene calcolato, abbiamo fatto anche questo tipo di studio, esprimere un valore sintetico della potenziale domanda di prevenzione, monitoraggio e controllo generata verso le agenzie dalle componenti socio-economico, antropico-produttive ed ambientali che caratterizzano i rispettivi territori con riferimento alla dimensione nazionale. Rappresenta un dato questo indice di riferimento cui può essere ricondotta anche la lettura dell'attività svolta dal nostro sistema ambientale. Quindi qua però vado un po' velocemente, questa slide è appunto riportato le unità di personale e i valori dell'indice di pressione ambientale. Possiamo vedere che ci sono dei fuori scala piuttosto considerevoli per alcune agenzie, e quindi questo è anche un altro dato che deve fare riflettere, con un indice di correlazione che comunque non è male, però ci sono situazioni veramente diversificate. Per i controlli, anche qui rispetto alle unità operative produttive, ci sono ispezioni e pareri, in totale riportate sempre con i codici Ateco, ci troviamo con dei punti che un po' rimangono fuori scala. Ebbene, qui vado avanti, così andiamo un po' verso la fine. Come operiamo? Le nostre agenzie operano generalmente in qualità dei processi, uni è ISO 9000 e uno delle certificazioni necessarie, e che comunque non abbiamo tutte le agenzie. Abbiamo i laboratori accreditati secondo la ISO 17025, anche questo non tutti i laboratori, non tutte le agenzie. E poi occorre appunto lavorare in trasparenza gestionale, questo secondo la normativa cogente, l'ultimo decreto legislativo 33. Voglio tornare anche su queste variazioni, si opera con alcune differenze fra nord, centro e sud. Vado velocemente su abitanti serviti per singolo addetto alle agenzie. C'è una differenza fra nord e centro e sud per chilometro quadrato. Queste slide comunque poi le saranno disponibili, ma per motivi di tempo vado comunque molto, vado velocemente. E anche
Andiamo ancora più avanti, questo è giusto un quadro che ieri è stato già proiettato dei numeri delle agenzie accreditate secondo la 17.025, questo numero 14 molto molto... Tra un po' veramente ci siamo quasi, diventerà 15 perché anche Arpa Calabria sarà presto fregiata del bollino Accredia, veramente questione di giorni. Ecco, ve lo dico con orgoglio perché è un risultato che abbiamo ottenuto grazie al sistema delle agenzie, un risultato che abbiamo, che abbiamo, è un obiettivo che abbiamo raggiunto per il supporto del sistema delle agenzie, in questo caso in particolare Arpa Emilia Romagna. Ringrazio il direttore generale che ci ha dato questo contributo, questa, e la dottoressa Raffelli, che so che è anche qui presente, che è stata fondamentale in questo percorso. Allora, in quale contesto operiamo? Questa era giusto una cosa che voglio dire, perché non è un contesto molto semplice, molto facile. Diciamo che non ci vogliono forse, chi fa i controlli ambientali non è visto, probabilmente non è amato, o ancora non siamo entrati nella cultura. In tutte le regioni o da parte di tutti che siamo presenti, siamo importanti, siamo fondamentali perché tuteliamo tramite l'ambiente anche la salute. E questo mi riferisco a quello che è accaduto di recente, c'è anche qui il direttore generale, agli attacchi che ha avuto il sistema, perché quando si è deciso, vedi il caso Molise appunto, di l'ARPA Molise per un piano di rientro anche lì commissariata per la sanità, per poter fare quadrare i conti, ha deciso con un atto piuttosto discutibile ha tentato ovviamente di sopprimere l'ARPA così per raggiungere gli obiettivi. E ovviamente questa cosa ha destato da parte di tutto il sistema, dall'asso ARPA, delle reazioni che hanno fortunatamente scongiurato il peggio. Però ecco, quello che deve far pensare è come ancora, probabilmente a livello nelle nostre regioni, quindi a livello locale, se si è pensato così con molta tranquillità di sopprimere un ente, un organo che peraltro è molto discutibile anche l'ipotesi che una legge regionale potesse decidere di chiudere insomma, soppiantare una legge nazionale, però è il principio, proprio il pensiero che ci deve fare preoccupare. E ancora il contesto, il trade-off, prevenzione e controllo, il continuo trend negativo, ecco, questo l'abbiamo detto, di disponibilità di risorse, sia per quanto riguarda il finanziamento, questo blocco del turnover, e anche a fronte di un aumento significativo delle attività, che è quello che vi avevo mostrato, in precedenza. Giusto, le sfide, e poi giusto dei flash, era la nostra sfida, la proposta di legge delle istituzioni, appunto di DL Bratti, alla quale ci teniamo e ci crediamo fortemente, cambierà sicuramente le cose. Eccetto, oggi lo dico con un po', quando preparavamo le slide ero molto entusiasta, ma un po', con un po' più di amarezza se quella parte di finanziamento dedicato sarà omessa, quindi non ci sarà, perché ripeto, questa cosa mi preoccupa. E anche valorizzare la prevenzione, anche questa è una sfida, così come ha fatto ARPA Lombardia recentemente, ha proposto di mettersi a fianco di chi fa progetti prima per poter dare i giusti consigli per non poi dover intervenire dopo. E quindi già questo è un approccio che a mio avviso va perseguito con le attività produttive. E poi vabbè, giusto una scala sovraregionale per l'attività intensive, per esempio, ecco, questa è un'altra sfida che possiamo proporre, di istituire una rete nazionale di laboratori di alta specializzazione, mi viene in mente le diossine, ma potrebbero essere anche altre, per rendere più efficiente, efficace la risposta sul territorio e anche più omogenea e dare massima qualità ai nostri dati. Chiedo scusa, forse ho sforato troppo coi tempi. Grazie per l'attenzione.